La Voce 24 News. Italia torna ospite d'onore dopo 36 anni alla Buchmesse di Francoforte, dal 16 al 20 ottobre. 91 autrici e autori italiani a confronto con esponenti della cultura di lingua tedesca in più di 50 eventi del programma letterario, 19 testimoni del tempo impegnati in 11 dibattiti sulla qualità e i grandi temi della nostra epoca, 21 appuntamenti di un programma professionale che farà incontrare i protagonisti del mondo del libro italiano e internazionale e a cui se ne aggiungono altri 9 organizzati dalle regioni. L'Associazione Italiana Editori ha curato il programma letterario, che si svolgerà nel padiglione di Italia ospite d'onore collocato al Forum Level 1, con il coordinamento del commissario straordinario del governo Mauro Mazza. 2. Le sale degli incontri, Arena e Caffè Letterario. Il programma professionale è organizzato da AIE con il sostegno di Italia Ospite d'Onore 2024 alla Fiera del Libro di Francoforte. Lo stand collettivo italiano sarà inaugurato il 16 ottobre, a partire dalle 11.00, in un evento che mette al centro il ruolo degli editori nella diffusione della cultura del libro in Italia e la sua proiezione all'estero. Campania News. Salerno. Continuano i casi di febbre del Nilo nel Salernitano, con 2 nuovi pazienti ricoverati in isolamento all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Si tratta di un anziano di Salerno e di un uomo trapiantato residente a Ponte Cagnano. Fortunatamente, entrambi non sono in gravi condizioni. Al momento, restano ricoverati in terapia intensiva un 70enne di San Mango Piemonte e un 60enne di Rocca d'Aspide, quest'ultimo in via di miglioramento. Il territorio salernitano ha già registrato episodi di infezione in animali. L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività in un cavallo ad Altavilla Silentina e, il 6 agosto scorso, in un uccello ad Agropoli. Purtroppo, un uomo di 59 anni di Altavilla Silentina, sottoposto a terapie oncologiche, è deceduto a causa di una grave forma di encefalite. L'allerta rimane alta, e le autorità sanitarie invitano la popolazione a seguire le misure preventive, come l'uso di repellenti e l'eliminazione dei ristagni d'acqua, dove le zanzare possono riprodursi. Vallo di Diano, Salerno. Dopo neurologia e ortopedia, ennesima critica carenza di organico all'ospedale Luigi Curto di Polla. Pure in chirurgia e cardiologia ci sono difficoltà. Da qui arriva la richiesta della CGIL di urgenti provvedimenti per il mantenimento del benessere lavorativo e dei livelli essenziali di assistenza. Il sindacato, nel nome del segretario generale Antonio Capezzuto e del coordinatore medici e dirigenza sanitaria ASL Salerno Massimiliano Vozza, evidenziano le difficoltà attuali. Oltre alle ataviche carenze già denunciate dei reparti di neurologia, di ortopedia, si aggraveranno ulteriormente le carenze in chirurgia e in cardiologia. In assenza di un autorevole e tempestivo intervento della direzione strategica mediante il reclutamento di ulteriore personale, tra pochi giorni sarà difficile evitare il collasso dei reparti con maggiore carenza di personale medico che, oltre a pregiudicare la qualità dell'assistenza, mina ulteriormente il benessere lavorativo e l'attrattività per i dirigenti medici verso il nosocomio valdianese. Golfo di Policastro, Salerno.
Autonomia scolastica, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Santa Marina per l'ottemperanza alla sentenza 4558 del 2024, che aveva statuito l'autonomia dell'Istituto Comprensivo di Santa Marina Policastro. Con la nuova sentenza, vista l'inerzia della Regione Campania e del direttore dell'USR ad adempiere, il TAR nuovamente ha dato ragione al Comune, obbligando le istituzioni, nel termine perentorio di 3 giorni, a riattivare il codice meccanografico e nominare il nuovo dirigente dell'Istituto Comprensivo di Santa Marina al fine di garantire la ripresa in autonomia delle attività scolastiche. Il prefetto, o un suo delegato, già da lunedì, dovrà insediarsi presso gli uffici della regione per portare a termine, entro martedì, tutte le attività. Cilento, Salerno. Nasce il distretto diffuso del commercio Cilento Magna Grecia. In qualità di presidente dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento, ho sottoscritto, con rappresentanti di Confcommercio Campania, Confesercenti Campania e dell'Associazione Ad Hoc Napoli e Campania APS, l'atto costitutivo dell'Associazione del Distretto Diffuso del Commercio Cilento Magna Grecia. Lo rende noto Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum. I centri commerciali, le vendite online e la crisi economica unita all'inflazione non aiutano il commercio di vicinato. Noi, però, non possiamo restare con le mani in mano. L'intento del distretto è fare rete, incrementare la collaborazione tra le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria e gli operatori commerciali e dei servizi in modo che ognuno possa fare la propria parte nel definire un programma di interventi finalizzato ad aumentare l'attrattività commerciale, turistica, culturale e il rilancio dei consumi e, più in generale, dei centri dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento, Chiosa Alfieri. Basilicata News. Basilicata. Dal 10 settembre al 31 ottobre, saranno in mostra 23 preziose miniature nel Museo Archeologico Provinciale a Potenza i castelli e le chiese di Calabria e di Basilicata in miniatura di proprietà della Fondazione Carical, realizzate dal maestro Domenico Chiarella per la Calabria e dal maestro Franco Artese per la Basilicata. Martedì 10 settembre, alle ore 11, l'inaugurazione della mostra. I manufatti riproducono fedelmente, è spiegato in un comunicato, alcuni tra i più importanti monumenti del territorio calabrese e lucano, come il castello di Reggio Calabria, il Duomo di Cosenza, la Certosa di Serra San Bruno, il castello di Miglionico, la chiesa rupestre di San Pietro in Barisano, il castello di Lagopesole, l'abbazia Santissima Trinità di Venosa e la cattedrale di Potenza. Un'esposizione itinerante che intende contribuire alla conoscenza, rivolta in particolare alle giovani generazioni, di una parte dell'immenso patrimonio artistico e architettonico delle due regioni. La voce del Meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.